Samuele, l'ultimo grande giudice del popolo eletto, nella sua vecchiaia costituì giudici i suoi figli, affidando loro la guida di Israele. Ma essi si allontanarono dal suo esempio per amore di guadagno. Allora gli anziani si radunarono e chiesero a Samuele di stabilire un re che unificasse e governasse le tribù, come era avvenuto per le altre nazioni. Samuele li mise in guardia contro i pesanti privilegi che un re ha sul popolo, ma quelli insistettero e Samuele, ispirato nella sua scelta dal Signore, unse Saul della tribù di Beniamino, re di Israele. Saul marciò contro gli Ammoniti e li disperse. Poi guidò vittoriosamente il suo popolo contro i Filistei, i Moabiti, ancora gli Ammoniti, contro il re di Soba e di Edom, e sconfisse pure gli Amaleciti, liberando così Israele dalle razzie di quei predoni. Ma col crescere della sua autorità, anche la sua ambizione cresceva, e Saul cominciò a disubbidire agli ordini del Signore. Abdon, è già tardi. Dobbiamo andare. Samuele, è qui. Samuele. Samuele! Samuele! Ah, che lieto giorno è questo, Samuele. Tu vieni a benedire la nostra vittoria. Sii benedetto a tua volta. Vieni, onora la casa del tuo servo. Avanti. Vieni a ristorarti. Sarai stanco. Tutti gli ordini del Signore sono stati eseguiti. Non preoccuparti. Entra. Eseguiti? Quegli animali sono stati presi agli Amaleciti. Il popolo li ha risparmiati per sacrificarli qui a Galgala, al cospetto del Signore. Gli ordini dati dal Signore non sono stati affatto eseguiti. Distruggete tutto ciò che vive sulla terra di Amalek. Esseri umani e animali. Sterminateli tutti. Questo aveva ordinato il Signore. Ti ho già spiegato, Samuele, che il bestiame sarà sacrificato qui a Galgala. E tu credi che ciò sia sufficiente a riparare la tua disobbedienza? Tutto il popolo era in fermento. Ho avuto paura che... E il re? È stato il popolo a risparmiare il re di Amalek, o non sei stato invece tu? La tua vanità che voleva mettere in mostra il nemico vinto in battaglia. Ricorda con chi stai parlando, Samuele.
Ricorda tu piuttosto, ricorda quello che eri prima che il Signore ti consacrasse re di Israele per mia mano. Beh. Ma tu ora non vuoi più ascoltare la parola di Dio. La parola di Dio o la tua? Su via, Samuele. Non essere troppo severo. Sì, ho peccato, lo ammetto. Ho trasgredito la volontà divina, è vero. Vieni. Andiamo a pregare insieme il Signore. Intercedi tu stesso per me. No. Io non uscirò più al tuo fianco. Non intendo divenire tuo complice, Saul. Tu hai preferito respingere la parola del Signore ed egli adesso respinge te. Tu non sarai più re d'Israele. Samuele. Samuele! Samuele. Oggi il Signore ha strappato da te la dignità di re del suo popolo e l'ha data a un altro migliore di te. Giuro, chi è quest'altro migliore di me? Dimmi il suo nome. A quanto pare stai già incominciando a tormentarti, Saul. Dimmi chi è. Io non lo so, ma so che tu stesso giorno per giorno ne vedrai crescere la gloria e la potenza sotto i tuoi occhi, finché non ti sentirai piccolo, sempre più piccolo. Le notizie. Le nostre avanguardie sono in marcia dall'alba e i filistei si sono accampati sulla spianata che domina la valle del Terebinto. Bene. E noi getteremo il nostro campo sulle alture di fronte. Fermati! Fermati! Vieni qua! Fatti prendo! Vieni qua! Oh, mio signore, nei tuoi fienili l'ho trovato. E da quando abbiamo levato l'accampamento da Carmel, che ci segue con le sue pecore per farle ingrassare col tuo fieno. Da un pezzo io li tengo d'occhio, questi ladruncoli. Non è vero, noi non siamo ladri. Seguiamo l'accampamento soltanto per raccogliere quello che avanza. E poi, io non ho che 7 pecore. Che possono mangiare 7 pecorelle, mio signore? E tu, eh? Sì, e lui me la vuole rubare. Già, gliel'ho tolta io, perché tra l'altro la notte si mette a suonare proprio quando sono sul più bello del sonno. Ma se dici sempre che non dormi perché hai troppo da fare. No, appunto, dicevo, non è per me, ma è che temo invece che gli possa disturbare il tuo sonno, mio signore. Allora sei tu che da qualche tempo all'alba rubi il mestiere ai galli. Suona per me. Avanti. Thank you.
Jonathan. Yahweh mi è testimone dell'affetto che porta tuo padre. Per lui mille volte ho rischiato la vita in battaglia, ma ora... Siamo dei vigliacchi. Abne, tutti quanti. Se solo uno di noi avesse il coraggio di affrontare Golia... Sarebbe un suicidio inutile. I filistei aspettano solo che ci muoviamo per primi, non cercano altro. Vedi, nella valle del Terebinth, quello che attacca per primo è perduto. E i filistei lo sanno benissimo. Golia non è altro che un pretesto, un'esca. Sì, che c'è? Un ragazzo, un pastore, vuole parlare col re, al suo servizio, dice. Frustatelo. Aspetta! È quel pastore, quel giovane suonatore di cetra. Ah, sì? Cacciatelo via. Abner, ricordi l'ultima volta? Quel ragazzo, il suono della sua cetra, calmò mio padre. Non era certo nello stato di oggi. Grazie, mio signore. Entra con cautela. E appena entrato comincia a suonare dolcemente, come facesti l'ultima volta. Ma se dovessi infuriarsi, non insistere, esci immediatamente. Un ragazzo. Tutto quello che rimane del coraggio di Israele si annida nel cuore semplice di un ragazzo. Che vergogna. Mio signore, ascolta. Quando pascolavo il gregge di mio padre, talora veniva un leone o un orso, assaliva una pecora e la rapiva. Allora io li inseguivo e gli strappavo la preda dalle zanne. E se poi non scappava, lo afferravo deciso per la gola e lo strangolavo. È così che facevo. E così ancora farò. Sono pronto ad uccidere questo incirconciso di Filisteo nello stesso modo. Il Signore, che mi liberò dalle zanne del leone e dell'orso, saprà salvarmi anche da questo filisteo. Io ucciderò Golia. Chi sei tu? Sei forse mio figlio? No. No, tu sei Saul. Sei il fantasma della mia adolescenza che vuole burlarsi di me. No, no, via, via. Luce. Sei ancora lì? Ecco, indossa questa armatura. Sì, sì, ti batterai. E voglio accontentarti, certo. Ti batterai con le armi del re. Avanti. Ah, ah.
Guarda la spada. La mia spada. La spada del re. Tieni, ecco. Allacciala. Ecco. Così. Ah, lo scudo. Ecco. Avanti! Muoviti, fantasma! Muoviti, su! Cammina! Ti prego, mio signore, io non ci sono abituato. Così non posso camminare. Lascia che mi batta a modo mio, con le armi che so usare. No. Che il Signore sia con te. Sorte di Israele nelle mani di un pastorello. Ma è un sacrificio inutile. Non un sacrificio inutile. Un atto di fede. Fede! Questo ho visto negli occhi di quel ragazzo. Nei vostri invece non leggo che la sfiducia e il dubbio. Persino in quelli di mio figlio. Hanno avvertito di girare al largo? Sei sordo? Vattene via! Via! O sei venuto forse a mendicare un po' di cibo? Prendi! E levati dai piedi! Fila via! Io sono venuto a raccogliere la tua sfida. Nel nome di Yahweh, Dio delle schiere di Israele. Tu? Hanno mandato te a raccogliere la mia sfida? Lo avete sentito? Avete sentito anche voi, amici? Ho chiesto che mandassero un uomo ed essi mi mandano un fanciullo. Neanche un fanciullo, una fanciulla. Non è forse graziosa? Il Signore ti ha messo nelle mie mani. Che cos'è? Mi credi forse un cane che vieni qui armato di sassi? Sei peggio di un cane. Io ti abbatterò, ti taglierò la testa e lascerò alle belve del deserto il tuo cadavere e quello dei tuoi servi. Così tutta la terra saprà che esiste un Dio in Israele.
Alzati. Io e tutto il popolo di Israele dovremmo inchinarci di fronte a te. Oggi hai reso testimonianza che vi è un Dio di Israele. Per tuo mezzo, egli oggi ha messo il nemico nelle nostre mani. E noi lo abbiamo inseguito fin davanti alle porte di Gat e di Ekron. Io non so nemmeno di chi tu sia figlio. Sono figlio del tuo servo Jesse, di Betlemme. Ah, è vero, è vero. Ma il popolo ti ha salutato col nome di Davide. Davide vuol dire colui che guida e comanda. E così ti chiamerò anch'io. Io sarò Davide nel nome di Saul, mio re e mio signore. Abner, Joab. Lascia che ti abbracci, Davide, e che ti ringrazi per quello che hai fatto per il nostro popolo e per mio padre. Certo, preparato degna accoglienza. E la tua promessa sposa sarà molto impaziente. Il re rimarrà a bocca aperta, non 100, ma 200 filistei. Davide, potresti chiedere a Saul 2 figlie, visto che è disposto a cederle al prezzo di 100 filistei l'una. Una schiava. Ecco che cosa sono per te. Buona soltanto a fare figli. E poi? Che cosa ne fai di lui? Non ricominciare, Chino. Li mandi subito a combattere. E quando il Signore li protegge e salva la loro vita, non ti pare vero di umiliarli e di farli servi di un estraneo? Davide non è più un estraneo. Già, perché l'hai fatto entrare nella tua famiglia e adesso gli dai anche tua figlia in sposa. A quello, a un guardiano di pecore. E che cos'ero io quando ti ho conosciuto? A uno che non è neppure in grado di pagarti una vera dote. Oh, ma tu sei sempre così generoso con Davide. Non hai denaro per la dote? Beh, che fa? Vai e uccidimi qualche filisteo. Qualche filisteo? Oh, 100 ne ho chiesti. 100. Ma allora tu... Adesso basta! Basta, ti ho detto! Perché non dici queste cose a tuo figlio? Hai mai provato a parlargli male del suo Davide? A toccargli il suo eroe? Un pastore. Hai visto come tua figlia se lo cova con gli occhi? E i miei soldati. Tutti i miei soldati darebbero la vita per lui. E il popolo, la gente si farebbe anche calpestare dagli zoccoli del suo cavallo pur di toccare la cinghia delle sue staffe. E tu vorresti che io solo in tutto Israele gli andassi contro? Non immaginavo che tu avessi paura di lui, che lo odiassi fino a questo punto. Vattene via! Vattene via, sporca femmina! Vengo, mio signore, a comunicarti che il tuo glorioso capitano Davide, che Yahweh possa proteggerlo, ha inviato Ashel ad annunciare il suo vittorioso ritorno dalla missione che gli è comandata.
Che Yahweh possa proteggerlo. Che Yahweh possa proteggerlo. Quanto sei ipocrita. Io l'ho messo al comando dell'esercito, al posto tuo, e tu non riesci a perdonarglielo, di la verità. Ha ordini da darmi il mio signore? Sì. Il tuo signore ti ordina di cantare, ballare, fare musica per la magnifica notizia che gli hai portato. In altre parole, di andare a impiccarti dove ti pare. Lasciami in pace. No, Akinoam. Non andartene. Ho bisogno di te. Dammi la tua mano. Questa mi batte. Batte. Lo vedi, Akinoam? Torna anche stavolta. Lui torna sempre. Sempre. Nessuna spada filistea abbastanza pronta. Nessuna freccia così veloce. Viva Davide! Ti prego, non seguitare a dire. Lo sai che il vino non ti fa bene. Ti sbagli, Abner. Mi fa molto bene. Infonde la vista. In compenso chiarisce la mente. Abner. La mente. Davide, i suoi 10.000! Gloria a Saul e a Davide! Gloria a Saul e a Davide! Rammenti, Abner, la volta che andammo contro Soba. Nel pieno della mischia, io caddi da cavallo. E tutto il mondo prese a girarmi intorno. Calò una nebbia davanti ai miei occhi. Foste tu e Jonathan a salvarmi. E da allora, sempre più spesso questa fitta nebbia torna ad avvolgermi. Chissà se il mio braccio sa ancora scagliare un'ascia. Bentornato, Davide! Ma perché te ne resti là impalato? Non ti piace il mio modo di suonare la cetra?
Su, vieni, figliolo, avanti, avanti! Mio signore, vi porto il prezzo che mi hai chiesto per concedermi tua figlia Mikol. Ma non sono 100, bensì 200 i filistei che non impugneranno mai più la spada contro di te. Ero sicuro del tuo successo. Avrei dovuto immaginare che avresti perfino superato ogni mia aspettativa. Vedete, mi ha portato il doppio della dote che gli avevo chiesta. Ma io non ho da offrirgli che una figlia sola. Peccato che non l'abbia fatta ingrassare in modo che pesasse il doppio e valesse il tuo doppio eroismo. A volte, ragazzo mio, ho davvero il sospetto che tutto quanto in te sia doppio. La gloria del re merita sempre il doppio di quanto riesce a fare il suo umile servo. Oh, giusto, giusto. Dovrai dunque sforzarti di compiere il doppio del doppio. E poi il doppio del doppio del doppio. E così via per tutta la vita. E già, sempre il doppio. Oh, oh, oh. Povero Davide, chissà quali fatiche ti attendono. Oh, da quanto tempo non ho il conforto della tua soave voce e degli accordi della tua cetra. Su, canta per me. Ora, Saul. Canta per me. Il tuo melodioso canto allieta il mio cuore assai più delle tue imprese militari. Sono stanco, mio signore. Giungo ora dal territorio delle 5 città. Canta qualcosa per il cuore stanco del vecchio Saul. Canta. Ma mio signore... Canta! Malato, lo sai. Spesso tratta me peggio di così. Eppure io sono suo figlio. Mikol! Vieni, Mikol. Sono stata tanto in pena per te. Davide, non ti devi preoccupare a causa di mio padre. Qualunque cosa avvenga, Davide, io resterò con te. Anche contro la sua volontà. Io ti amo, Davide. No, Mikol. Non oserei mai spingerti contro tuo padre.
Vi amo troppo per divenire motivo di odio tra voi. Il consenso di mio padre ti sta più a cuore del mio amore. Che cosa dici mai, Micol? Davide, mi ami davvero. Davvero. Non preoccuparti, stanno solo giocando. Presto, Abdon! Sbrigali, su! Tocca a te! È l'ultimo tiro! Devo proprio rassegnarmi. È chiaro che non riuscirò mai a batterti. Non pensarci, figliuolo. Che cos'hai adesso? Non sei contento di aver vinto? Vinto? Mi lascia vincere. Mi tratta come un bambino. Fai piano, sveglieremo tutti. Tanto meglio.
Anche tuo padre diventerà allegro quando saprà della beffa che abbiamo giocato a quei cani di Filistei. Ecco, Davide, tieni. E ora un po' di riposo, Jonathan. Ce lo siamo meritato, credo. E domani mattina riferiremo tutto al re. Buonanotte. Allora, mio signore, non vuoi ancora ascoltare il mio rapporto? È per questo che mi hai fatto chiamare, suppongo. La fiamma. Quanto somiglia ad una mente umana. Avanti, figliola. Parla. Noi eravamo una trentina appena, e loro invece erano più di 200. L'intero presidio di Azzeca. Li abbiamo uccisi dal primo all'ultimo. Siedi, ragazzo. Tu sei un giovane di grande talento. Sei abile con le armi e con le parole. Scrivi bellissimi versi e inoltre componi musiche celestiali. La tua anima ha molte facce. Tutte quante al tuo servizio, mio signore. Ne sei certo? Davide. Davide! Parlami di Samuele. Come di Samuele? Sì. Parlami di Samuele. Sta tranquillo, Davide. È una storia che conosco da molto tempo. So che tu lo vedi spesso e che egli guida ogni tuo passo. Per questo ti ho preso al mio servizio, sotto la mia protezione. Dunque, come vedi, ora non dovrai più recitare la commedia. E poi sono stanco di questa antica ruggine con Samuele, una cosa che non giova a nessuno. Solo tu puoi farci ritornare amici. Tu sei nel suo cuore come nel mio. Ti ho scelto perché lui ti ha scelto. Credi forse che ti avrei messo alla testa del mio esercito, che ti avrei dato mia figlia, se non avessi sempre saputo che Samuele ti ha destinato ad essere mio erede. Ti ha consacrato re di Israele. Ti attende un grande avvenire. Dovresti scrutare le stelle e cercare di scoprire come e quando il Signore ha deciso che io debba morire. Sei molto loquace questa notte. Non capisco ciò che dici, Saul. Va bene. Riposati. Mia figlia ti sta certo aspettando. Ladro! Vile bugiardo! 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 Abner! 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 Davide! Cosa è successo? Parla, che cos'hai? Chi è stato? Non è niente. Michael, la
Lascia che ti guardi. I tuoi capelli, i tuoi occhi. Sono così belli. Li avevo quasi dimenticati. Disgraziata! Maledetta! Perché mi hai tradito? Un giorno scoprirai che razza di uomo è. E per quale uomo ti sei messa contro tuo padre. Come hai fatto a trovarmi? Ho visto Samuele, mi ha detto dove cercarti. Allontaniamoci. Qui possono vederci. Lascia pure il cavallo. Ho grandi notizie, Davide. Non hai più nulla da temere. Saul non ti cerca più per ucciderti e lo devi a Samuele. Loro due si sono incontrati e sai che cosa è successo? Di fronte a Samuele il re si è strappato le vesti. Si è messo a pregare e a chiedere perdono a Dio. E invocava il tuo nome. È completamente trasformato ora. Domani, per la festa del Novilunio, vuole averti alla sua mensa. Per poter celebrare il sacrificio annuale tutti riuniti. Ma che cos'hai? Non mi credi, forse? Quanto è vero che esiste il Dio, Jonathan? Ti dico che c'è soltanto un passo tra me e la morte. Vedi, Jonathan, ho riflettuto molto in questi giorni di solitudine. Tu lo sai quello che si dice di me. Conosci i motivi della gelosia di tuo padre. Io lo capisco. E giustifico anche la sua angoscia e il suo furore. E voglio dirti di più. Forse non lo fa nemmeno per sé, ma è preoccupato per il vostro avvenire, quello dei suoi figli. Ma io devo essere diffidente. Devo pensare alla mia salvezza. Allora che devo fare? Di a tuo padre che verrò. E invece resterò nascosto nei campi. Quando poi Saul chiederà di me, gli dirai che all'ultimo momento ho preferito andarmene a Betlemme per celebrare il sacrificio annuale insieme alla mia famiglia. E se
non andrà su tutte le furie, allora vuol dire che posso davvero ritornare senza alcun pericolo. E verrai a chiamarmi. D'accordo? E se invece Saul dovesse infiammarsi d'ira, come tu pensi? Allora, non ci sarà più scampo. Me ne andrò per sempre. Perché Davide ritarda? Eh? Davide non verrà. Mi ha chiesto di poter andare a Betlemme. Desiderava compiere il sacrificio annuale con la sua famiglia. La sua famiglia? Non è questa la sua famiglia? Deve dubitarne molto, visto come è stato trattato. Figlio di una cagna! Credi forse che io non sappia che sei l'amico di Davide? Per la vergogna di tua madre, per il tuo disonore. Padre! Tu sei uno stupido! Finché Davide sarà vivo, non c'è sicurezza né per te, né per il tuo regno. Non è vero! Sei ingiusto! Va a cercarlo! Conducilo qui. No! Non lo farò mai! Disgraziato! Io ti ammazzo! Ti ammazzo! Ti ammazzo! Alzati! Metti le mani sulla testa! Ehi! Non mi hai sentito? Ti ho detto di alzarti e di mettere le mani sopra la testa! Avanti, scatta! Tu mi devi scusare. Ma se obbedisco al tuo ordine, la mia lepre va in malora. Sapessi quanto ho dovuto sudare per prenderla? Ma tu non hai fame? Siediti. Ce n'è abbastanza per tutte e due. Lì, sei uno dei nostri? Ladro? Assassino? Ladro. Ah, sei troppo ben vestito. Credi? Forse i vestiti non si rubano? Cosa vuoi per quella? Ah, prendila, te la regalo. Me la regali? È un po' pesante, vero? Mangia. Io lo so chi sei. Quella è la spada di Golia, quella che era nel santuario di Nob. Lo sanno tutti che sei scappato dalla reggia di Saul, che sei andato dai sacerdoti di Nob, che Achimelech ti ha dato cibo e la spada di Golia. Davide, tu sei Davide. Senti,
È Yahweh che ci ha fatto incontrare. Non sai chi sono io. Chiedi a chi vuoi chi è Azek il ladro. La testa più fina di tutto Israele. Vedi, quello che a me manca è soltanto una cosa. La forza nel braccio. Divento vecchio. Stammi a sentire, Davide. Che cosa ne diresti? Una spada come quella e un cervello come questo. Chi ci fermerà più? Davide, adesso facciamo così. Tu vai giù e li attacchi. E io intanto... Joab! Abishai! Giole! Joab! Davide! Un traditore! Un ladro! Un predone! C'è ancora qualcuno che vuole imitare Joab e gli altri che hanno abbandonato il loro re per andare ad unirsi a Davide? Nessuno! Nessuno che mi abbia avvertito di quanto si stava tramando alle mie spalle! Nella mia stessa casa, nella mia famiglia. Mio signore, i sacerdoti di Nob sono arrivati. Mi hai ordinato di comparire al tuo cospetto con tutta la mia casa. Abbiamo obbedito. Doeg, vuoi ripetere a tutti quello che mi hai riferito? Racconta cosa hai visto. Mi trovavo a Nob, la città dei sacerdoti, quando Davide, figlio di Jesse, venne a trovare Achimelech. Poi Achimelech consultò per lui il Signore. E quando Davide ripartì, gli diede pane e viveri per il viaggio. E inoltre ho visto che gli consegnava anche la spada di Golia, il Filisteo. Doeg, uno straniero, uno della tribù di Edom, più fedele che i miei stessi figli. Perché, Achimelech, hai congiurato anche tu contro di me col figlio di Jesse? Lo hai ristorato, lo hai armato, lo hai aiutato a ribellarsi. Cosa mai stai dicendo? Non è Davide il più fedele dei tuoi servi, onorato nella tua casa, capo del tuo esercito? Da quando in qua è un delitto aiutarlo? Non ho forse consultato Dio per lui altre 100 volte? Adesso non cercare scuse. Non imputare a me e alla mia casa un delitto che non abbiamo commesso. Ma tu sei stato visto. Non avevo niente da nascondere. Davide è venuto in tuo nome, come sempre ha fatto. Stammi a sentire, Achimelech. So bene chi ti ha dato l'ordine di aiutare Davide. Samuele. Lui ha sempre protetto Davide. La solita vecchia astuzia. La solita ipocrisia. Rifugiarsi dietro le spalle del Signore. Ne ho abbastanza. Visto che hai tradito il tuo re, tu e i tuoi sacerdoti, ora morirete. Adener. Saul! Rifletti, Saul, ti scongiuro. Obbedisci! Gli archi! Ah.
Che cosa aspettate? Tirate! Non ti obbediranno, Saul. Metteteli a morte! Doeg, anche tu sei tanto rispettoso verso questi traditori? Sarai tu a metterli a morte. Avanti! Sono andato alla reggia con gli altri sacerdoti. Per questo sono vivo. Io solo, io solo. Ho quasi vergogna. Poi Saul è piombato su Nob. Ha raso al suolo le nostre case. Ha distrutto il tempio. E ora ti sta cercando per ogni dove. Tu e Beatar, resterai con noi. Ci sarai prezioso. Consulterai per noi il Signore. Ne invocherai la protezione sulla mia vita e su quella dei miei compagni. Vado a fine! Dammi! Avanti! Ecco, li abbiamo catturati giù a valle. Sono due spie di Saul. No, mio signore, no. Noi non siamo qui. Stavano cercando di raggiungere la cava. Sì, mio signore, è vero, ma... Lo vedi? Siete spie! No, no, noi cercavamo solo aiuto. Non dire bugie! È una spia. Parla. Siamo di Keyla, signore. Siamo contadini, poveri contadini di Keyla. Ieri le nostre terre sono state invase dai Filistei. Come le cavallette, mio signore, come le cavallette. Assaltano e saccheggiano le case, il raccolto, il nostro povero raccolto, signore. Tu solo puoi aiutarci, tu solo puoi cacciare quegli infedeli dalle nostre terre. Lo hai già fatto in passato tante volte. Ti preghiamo, signore, siamo di Keyla. Siamo poveri contadini di Keyla. Sì, sì, va bene, ho capito. Joab. Raduna gli uomini. Partiremo immediatamente. All'alba saremo a Keyla. Ma Davide, siamo appena arrivati. Dobbiamo riposarci. Abbiamo già tanti guai per conto nostro. Perché dovremmo pensare a quelli degli altri? Lascia stare che se la sbrighino da soli. Non possiamo far la guerra a Saul e ai nemici di Saul. Per la tua ribellione abbiamo dovuto abbandonare la nostra casa. Anche se la nostra sola colpa è di essere tuoi fratelli figli della stessa madre. Che altro pretendi da noi? Ascoltatemi. Tutti quanti! Ascoltatemi bene! Lo
non si dica mai più che il figlio di Jesse ha lasciato la casa di Saul per muovere guerra a Saul. Davide ha sempre combattuto con tutte le sue forze per difendere Israele dai suoi nemici. E così seguiterà a fare. E adesso, nel nome del Signore, tutti a Keila. Tutti a Keila! E così ha cacciato i Filistei da Keila, mio signore, e ha liberato la città e le campagne. Ora è a Keila che si riposa con tutti i suoi uomini. La città non ha che una porta, sul lato dove sorge il sole. Quanti sono? Forse mezzo migliaio, al massimo. Il Signore lo ha messo nelle mie mani, poiché si è chiuso in una città che ha mura e porte. A Keila! Avanti, a Keila! C'è sfuggito Saul. Gli esploratori hanno riferito che ha lasciato Keila appena ha fatto notte. Sembra diretto verso il deserto di Zif. E noi andremo a Zif. No. Intorno a noi non ci sono che spie. Davide! Dobbiamo dare qualche esempio. D'ora in poi non ci fermeremo più d'un solo giorno nello stesso luogo. Vagheremo come fece la gente di Abramo, finché Yahweh ci darà la nostra terra promessa. Abbiamo sempre rispettato i tuoi greggi. Spesso li abbiamo anche difesi. Adesso chiediamo una ricompensa. Per questo siamo qui. Ma chi siete? E chi è Davide? Io non vi ho mai visto, non ho mai chiesto i vostri favori. Non do il mio pane, io, la mia acqua, il mio tetto a gente che non sa nemmeno da dove viene. No, non ho paura io, no. Diteglielo pure al vostro Davide che Nabal non ha paura. Non sono un servo fuggito dai padroni come lui! Tu svelti, al lavoro! Abbiamo perso anche troppo tempo! Al campo! Li ha cacciati, Abigail. Che cosa voleva? Roba da mangiare, erano uomini di Davide. Perché non mi hai chiamata? È proprio un incosciente. Non lo sa che cosa ci può costare questo scherzo. Thank you.
sono Abigail. È stata tutta colpa mia, signore. Solo mia. Non far caso alle parole di quello sciocco di mio marito. Sfortunatamente, io non ho visto in tempo gli uomini che tu avevi mandato. Ti prego, scusa l'errore della tua schiava e accetta la giusta ricompensa per la sorveglianza che tu hai sempre fatto ai nostri greggi. Sia benedetto Yahweh, Dio di Israele, che ti ha così ispirata. Se non ti fossi affrettata a venire da me, non uno solo dei tuoi sarebbe sfuggito al mio castigo. I miei uomini aiuteranno i tuoi a scaricare gli asini. Joab! So che hai una moglie che si chiama Mikol. Come mai tua moglie non è qui con te? L'hai forse dimenticata? Che serve ricordare quando si ha per dimora soltanto il deserto? Abigail! Ecco, vedi, ho ascoltato la tua voce e ti ho fatto buona accoglienza. Ritorna pure in pace alla tua casa. Allorché il Signore ti avrà ricompensato e ti avrà concesso di nuovo una casa, ricordati della tua serva. Laggiù.
Esau. Si stanno accampando. Nessuno si muova, non un rumore. Ecco, siamo arrivati all'inevitabile conclusione. Purtroppo, o ci rassegniamo a cadere nelle mani di Saul, e ormai può succedere da un giorno all'altro, oppure... non ci resta che cercare rifugio nella terra dei Filistei. È triste, lo so bene, ma non ci resta altro da fare. Svegliatevi, poltroni! Potrebbero scannarci nel sonno e neanche ve ne accorgereste! Sveglia! Sveglia! Con chi te la prendi, Abner? Non dormivi anche tu come un ghiro? Un plebeo! Un misero pastore viene a minacciare la vita del tuo re e tu dormi! Meriteresti davvero la morte per questo! Tu cerca, Abner! Cerca pure! Dove sono la lancia e la brocca del re? Sono sparite? Non riesci a trovarmi? Eccomi, Abner! Sono qui! Presto farà giorno e lo acciufferemo, questo cane. Ripariamoci, mio signore! Che nessuno faccia un passo! Ecco, la lancia e la brocca del re, Abner! Davide! Davide! Sì, mio re. E sono venuto qui a chiederti perché ti ostini a perseguitare così il tuo servo?
Sono anni che minacci la mia vita e mi insegui senza tregua, come si fa con la pernice sui monti. Saul, così facendo mi costringerai a servire divinità straniere. No, Davide, io non ti farò più alcun male. Tu sei più giusto di me. Stanotte il Signore mi aveva messo nelle tue mani e tu mi hai risparmiato. Io ti ho risparmiato due volte. Ricordi, Saul? Una volta nella caverna di Engaddi, quando tagliai un lembo del tuo mantello. E anche questa notte ho avuto pietà di te. Ho detto a me stesso, non accadrà mai che io alzi la mano contro il mio re, perché egli è l'eletto del Signore che è nei cieli. Il male, Saul, non può venire che dai malvagi. È vero. È vero. Ora mi accorgo che tu sei un uomo buono e saggio. Tu sarai re di Israele e il regno rimarrà stabile nelle tue mani. Adesso io lo so, Davide. Ma tu ritorna, figliolo mio. Non ti farò più alcun male. Promettimi soltanto di non annientare la mia discendenza. Sii clemente con la mia famiglia quando sarai re. Sentilo, quell'immondo serpente. Dovevi lasciare che lo trafiggessi con la sua stessa lancia. E il Signore ricompenserà ciascuno di noi secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, Saul. Davide! 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 Tu lo dicevi, Jonathan. Sempre lo dicevi. Il più caro dei miei figli. Il più saldo sostegno del mio regno. Come ha potuto? Non ha voluto credermi. Lo sai, Jonathan, che non mi ha creduto. Ma è colpa mia. L'ho ingannato troppe volte. Vedrai, padre, Davide tornerà. Sì, eh? Bevi. Lo credi davvero? Se no si raffredda. Tornerà, vedrai. Tu seguiti a ingannarlo. Perché non gli dici che Davide è passato ai Filistei? Ah? Ah. Ti illudi di odiarlo. Sì, lo so. Sei offeso perché ha sposato Abigail. Ascolta, padre. Davide è tuo nemico. E combatterà contro di te. Tu ancora lo ami. Ci ha sempre mentito. Tu avevi ragione. Mi ha presa in moglie solo per avere il tuo trono. Tu ancora lo hai. Saul. Eh? Tua figlia ha detto la verità. Già da tempo Davide è al servizio del principe di Gath. E ora i Filistei stanno marciando contro di noi. Su, bevi. Ti sentirei meglio. No, io ti dico che Davide tornerà. Tornerà! Sì, certo che tornerà. Anzi, sta già ritornando. Ma per prendere il tuo posto, come predisse Samuele. Samuele? Samuele è morto e io sono vivo. E sono ancora il re di Israele. Saul, tu ormai non sei più il re, perché Dio ti ha abbandonato. Tu hai disubbidito ai suoi ordini, ucciso i suoi sacerdoti. Dio non ascolta più le tue preghiere. Dio ormai non parla più con te. Tu sei pazza. Dunque ho cacciato Dio dalla mia casa, eh? Dunque ora Dio non parla più con me, eh? Vieni. Vieni! Thank you.
sentite? La sentite? La voce di Yahweh. Ma è solo il vento, Saul. Una voce tanto forte. Tanto forte. Achinoam, Jonathan, non sentite le parole del Signore? Non le sentite anche voi? Rispondetemi! Il tuo piede, Saul, resterà saldo sopra la roccia. Io ho concesso a te il mio giudizio. E a coloro che ti succederanno affiderò la mia giustizia. Saul, durerai finché dura la luna. Saul! Ti estenderai da mare a mare. Saul, renditi conto che i filistei sono solo a 2 giorni di marcia. Sì. Gli ebrei tra le nostre file. Quello è Davide. Mai sentito parlare di Davide? Tu sei pazzo, Achish. Ma sono quasi 2 anni che è al mio servizio ormai. Saul lo odia perché vede in lui un pericoloso rivale. Perché credete che vi abbia donati proprio ora per muovere guerra a Saul? Ora che Davide è dalla nostra parte. E chi ti dice che sia davvero con noi? 2 anni non mi ha dato mai motivo di dubitare della sua lealtà. Sei un ingenuo. Chi tradisce una volta, tradisce sempre. Che quest'ebreo sia allontanato con i suoi uomini. Non deve venire con noi in battaglia. Potrebbe rivolgere le armi contro di noi. Ma ti ripeto, Saul lo odia. E non credi che potrebbe riacquistare il favore del suo re offrendogli le nostre teste? Rimandate Davide al campo. Vi assicuro, fratello, preferirei rinunciare ai miei carri falcati. Pare che Davide abbia lasciato i filistei. Sarà limpido oggi. Se mi accadesse qualche cosa, Abner, se la battaglia ci fosse sfavorevole, fai il segnale. Chiama i miei figli intorno a te e portali in salvo. Ricordati. Lo hai giurato, Abner.
La mia discendenza deve regnare. Avanti, parlate. Dite quello che avete da dire. Joab. Non eri tu, Joab, che ancora ieri avevi paura che vi conducessi a combattere contro i nostri fratelli. Ma io sapevo che il Signore ci avrebbe salvati da questo pericolo. E non è forse accaduto esattamente così? Lo so! Che la battaglia di Gelboe riguarda anche noi! Ma voi avete visto su quale terreno Saul ha accettato di battersi? Non un riparo, nemmeno un ciuffo d'erba dietro cui nascondersi. Saul è vecchio e stanco. La responsabilità delle vostre vite e della vita di tutto il popolo d'Israele non ha mai gravato sulle mie spalle come in quest'ora. Solo adesso io mi rendo conto di come fosse meravigliosa la vita. Quando ero un povero pastore e non avevo che la responsabilità di 30 pecore. Ora le mie pecore sono aumentate. Molti di più sono i lupi attorno ad esse. Io e voi siamo i soli ad avere ancora in pugno le armi per proteggere l'intero gregge. Perciò vi chiedo, possiamo permetterci di spezzarle per andare a soccorrere solo una parte del nostro gregge, privando l'intero popolo di Israele dall'unica possibilità di salvezza? In questo momento nessuno di noi nel profondo del cuore vorrebbe fare questo freddo calcolo. Ma voi almeno, negli anni che verranno, potrete avere una consolazione. Potrete dire, non dipese certo da noi se Saul non ricevette alcun aiuto nel giorno di Gelboe. Io soltanto porterò il peso di questa decisione. E non basterà consolarmi il pensiero che si sia avverato quanto Samuele mi aveva predetto. Mi porterò dentro questa angoscia sino alla fine dei miei giorni.
Dov'è Davide? Davide, ti porto una grande notizia. L'esercito israelita è sconfitto. Per Saul è finita. Ora sei tu il re. Sei re! È morto! No! Dobbiamo aspettare i tuoi fratelli! Sei pazzo, Abner? Vuoi farci massacrare tutti quanti? Chissà dove saranno! Ricorda qual è l'ordine del re! Tu devi mettermi in salvo! No! Avanti! Avanti, vigliacchi! Davide, dove sei, Davide? Figlio mio. No! No, non devi venire ad aiutare Saul. Pensa a Israele. Pensa a Israele. Quanta solitudine. Hai amici tu, mio signore? No, no. Soltanto servi. Thank you.
splendore, Israele. Sulle tue alture giace trafitto. O monti di Gelboe, né rugiada né pioggia cadano più su di voi, monti fatali. Saul, Jonathan, mai divisi in vita e in morte, più agili delle aquile, più forti dei leoni. O figlia d'Israele, piangete su Saul che vi abbagliava di porpora e di gioielli, che appendeva ornamenti d'oro alle vostre vesti. Ma Jonathan, trafitto su queste alture, Jonathan, fratello mio.